a Montesilvano, prima edizione del Festivale, una festa in ricordo di Alessandra nel giorno del suo 25esimo compleanno. Patrocinato dal comune di Montesilvano grazie all'assessore Deborah Comardi e il consigliere di minoranza Antonio Saccone, l'evento è durato tutta la giornata e la serata di sabato 17 giugno, data appunto del compleanno di Alessandra. Attività ludiche per grandi e piccini, momenti di karaoke, food and beverage, grandi attimi di emozione e commozione hanno animato l'evento tenutosi al parco Baden-Powell di Montesilvano. Le parole dell'assessore Deborah Comardi. I nostri valori abruzzesi sono valori importanti, sono valori che caratterizzano il nostro popolo e che ho ritrovato nella famiglia di Alessandra, negli amici che si sono uniti per poter creare questa festa a cui Alessandra teneva molto, cioè lei voleva proprio festeggiare i suoi 25 anni con una grande festa e quindi hanno ritenuto di accontentarla anche se dall'alto con questo evento bellissimo a cui il comune ha dato tutto il supporto possibile. L'evento, fortemente voluto dalla famiglia, ha visto la sua piena riuscita. Tutte le emozioni e i pensieri di una delle sorelle di Alessandra, Deborah Pizzuti. L'idea è nata un po' spontaneamente tra me e mia sorella Francesca, che è mia sorella più grande, ed è nata perché Alessandra ci teneva particolarmente a festeggiare il suo 25esimo compleanno. Diciamo che poi è stata anche l'esigenza di rendere onore e colorare la sua vita. Alessandra ha sempre colorato la sua vita e quella delle persone che aveva intorno, e quindi ci sembrava giusto renderle onore e memoria continuando a fare questo. L'evento è stato autofinanziato dalla vendita di queste magliette e noi ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato all'autofinanziamento. Tutti i soldi che abbiamo raccolto e che non sono serviti andranno poi comunque alla ricerca per la fibrosi cistica, perché speriamo sempre che... Alessandra diceva sempre quando faceva le interviste, sperava sempre che gli altri bambini non dovessero passare quello che aveva passato lei quando è nata. C'è stata tantissima partecipazione anche solo di qualcuno che ci è venuto a salutare ed è stato bello. È stato bello perché si è creato un clima di festa per onorare Alessandra. Eravamo tutti qua, c'era anche Ale, non so dove, non so che stava facendo, ma c'era, fuori e dentro di noi. Una vera e propria festa che ha animato uno dei primissimi pomeriggi dell'estate pescarese, dipingendo la cittadina abruzzese con i tanti colori e i sorrisi sulle magliette che ricordano e ricorderanno il prossimo anno che Alessandra sarà sempre più bella. Alessandra sarà